Buongiorno a tutti, siamo ad Aosto 2023, siamo in compagnia di Fulvio Di Santo, direttore commerciale nonché proprietario di DDS. Buongiorno. Buongiorno a tutti quanti voi e grazie per lo spazio che ci date. È piacere di avervi qua. Dunque, le volevo chiedere innanzitutto qual è il vostro obiettivo come azienda? Allora, il nostro obiettivo è sicuramente quello di avere una forte concentrazione nella produzione di macchine, che poi è quello che noi facciamo. Facciamo macchine a sistemi sistema cialda, e di cercare sempre di più. A oggi abbiamo un ruolo, almeno riconosciuto al mercato, abbastanza importante, cavalcato forse da una macchina iconica che è la Frog, che è dal 2006 che produciamo, poi con diverse varianti. Oggi è nata la Baby Frog, abbiamo la DD, che è un altro modello di macchina che abbiamo incominciato a dedicare a un torrefattore che per anni collaboriamo, che è il Caffè Borbone. Ma di fatto la cosa più importante è rimanere sempre su questo segmento di sistema, perché crediamo molto che la cialda sia forse il sistema più green, più prospettico, sia per la compostabilità, sia per la qualità dell'estrazione del caffè. E in questi momenti anche di difficoltà economiche è anche il sistema meno caro, perciò sicuramente questo deve essere l'obiettivo principale. E senta, in merito a questa fiera, quali sono le novità che state presentando? Per essere sinceri, non abbiamo di fatto nessuna novità importante, anzi è un evento dove non puoi mancare, perché è una biennale dove host Salone Internazionale del Caffè indiscutibilmente non puoi mancare, però ribadiamo sicuramente la presenza della New Entry, della Baby Frog, che è sempre di più, essendo una macchina molto molto più tecnologica. Innanzitutto il fatto che sia la copia ridotta della Frog ha creato un interesse e una simpatia nei confronti del prodotto molto molto importante, ma di fatto poi ha degli asset di tecnologia, perché è una macchina che presenta a bordo una scheda elettronica, perciò ha lo standby, ha una resistenza davvero molto molto ridotta di 450 watt, perciò anche là nel conto economico di una famiglia, di un ufficio o di qualsiasi utilizzo uno possa fare, il basso consumo energetico la rende ancora più interessante sull'acquisto. Oltre a tutto questo, è una macchina che presenta un'altra novità importante, perché ha un compensatore idraulico, e questo sistema permette di risolvere il problema tipico di tutte le macchine cialde, compreso la nostra Frog, la nostra storica Frog, che la cialda, se non la togli nell'immediato, possa rimanere incollata alla macchina e presentare le difficoltà nell'asportazione e quant'altro. Senta, invece, in merito all'andamento della fiera, che cosa ci può dire? Quali sono i primi feedback da parte del pubblico? Vabbè, innanzitutto la fiera è una fiera di riferimento. Non dimentichiamo che veniamo fuori da un problema che ha comunque cristallizzato un po' tutto l'opportunità di poter fare eventi, farli con libertà. Siamo stati anche un po' accompagnati dal bel tempo, perciò presumo che tanti visitatori, perché ne sono davvero tanti, ma ho visto anche presenze anche familiari, operatori che sono venuti con le famiglie perché hanno approfittato di unire all'interesse del settore anche una piacevole vacanza, un weekend sul territorio nostro, che comunque resta sempre una delle nazioni più belle sicuramente al mondo. Detto questo, lei mi ha fatto la prima domanda: novità? No, novità importanti non ne abbiamo, però vi posso assicurare che l'azienda, nelle prossime edizioni fieristiche che riguardano appunto host o altri eventi, porterà delle novità molto molto radicali, molto molto importanti, che riguarderanno sia il layout, le forme delle macchine, ma cosa ancora più importante, l'automatismo, sistema di automatismo della cialda. Cioè, stiamo lavorando e stiamo portando a compimento, a chiudere dei progetti che permetteranno di avere sul mercato delle macchine automatiche a cialda, perché crediamo che sempre di più la cialda debba sconfinare
dall'area sud Italia, dove di fatto è fortemente utilizzata e concentrata, e deve porre degli interessi nell'area 1, area 2 Nielsen, che poi sono la parte nord. Io direi anche perché andare ben oltre il confine italiano è un po' e prendere un po' tutta la parte mondiale di interesse della cialda.